Buongiorno! Finalmente oggi a casetta nuova, ho appena finito di portare tutte le cose. Ma volevo riprendere la prima volta di Ami 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 nella casetta. Così vediamo un po' cosa dice. Vai amore! Questa è casetta nuova, ti giuro, da qua non ci sposteremo mai più. Vedi un po'. Oddio! Che cos'è amore? Si è sempre spostato, non ha fatto storie. Ecco, bravo, il bagno è l'unica cosa pulita, bravissimo, l'hai già capito, vedo. Subito dalla finestra, ovviamente. Che dici, mamma? Ti piace, amore? E mentre che aspetto che arrivo al materasso, continuo a pulire. Cioè, le brutte mi metterò tipo a terra, letteralmente, pulirò pezzo per pezzo. Così almeno metto anche tipo la cuccetta per Ami e lui sta tranquillo. Ma fa sempre più caldo. E devo arrivare anche all'ufficio postale vicino a casa di Marco, perché è arrivato finalmente il mio ID. Così poi posso andare a fare la cosa in banca e il grosso è andato. Spero di riuscirci. L'esperienza post coreana effettivamente mi manca. Poi devo andare a cambiare anche l'indirizzo su quella che è appunto la tessera, perché adesso devo mettere questo indirizzo di residenza, perché poi tramite quello arriverà anche tutta la questione del pagamento sanità, bla 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 bla, quindi devono potertelo inviare qui. Quello arriva dopo 3 mesi, che sei in Corea se non sbaglio, sì. È arrivato il tizio e mi ha portato il materasso, eccolo qua. Mi ha detto te lo devo scartare, poi ovviamente parliamo mezzi a gesti, mezzi a cose, perché lui cercava la struttura del letto, io ho detto ops, non c'è, quindi ora cercherò di scartare questo. Ho scoperchiato qua il letto e l'ho messo per il momento così, ecco subito. Ami che ci va sopra, almeno un posto dove adagiarsi. Ho messo sia il topper, anche se in realtà non ho capito perché di solito hanno tipo degli elastici, no? Per fissarlo al materasso, con cui ho preso questo di questa marca. Mi hanno tutti terrorizzato perché mi hanno detto in Corea è difficilissimo trovare dei materassi morbidi. Ma in realtà a me piacciono più duri. Sembrerebbe carino. Oh, non mi sembra vero di avere un letto. Almeno stanotte posso dormire. Fatemi vedere anche i cuscini. Vabbè, cuscini di circostanza. Dovrò trovare quello migliore di memory foam, perché l'unico è il mio cuscino di memory foam, che mi manca tanto dall'Italia. Ogni tanto mi chiedete, ma cosa ti manca? Ti manca qualcosa? Beh, ovviamente le mie persone, insomma, a cui sono abituata. Però a livello di cose, il mio cuscino di memory foam. Arrivo dall'ufficio postale, spero che sia più facile del previsto. Vi terrò aggiornati quando uscirò. Bisogna andare al secondo piano, perché infatti sul tesserino che ho c'è scritto questa prima parte, quindi ok. Apriamo questa lettera. Vi giuro, mi uccide sta cosa che sembra tipo una figurina. Avete presente di quelle olografiche che si muovono? Tornata adesso a casa, ragazzi, non vorrei dirvi, ma questo è il mio primo tramonto qua in questa casa. E non sono sicura, no, forse non lo vedo il tramonto perché va troppo in basso. Però vedete, in teoria il sole sta qui, eccolo qua. Quindi, boh, vedremo. A me è stato bravissimo, è vero, bravissimo. E adesso vi faccio vedere le cose che ho preso. Ancora un altro haul, ancora un'altra bag. Adesso ovviamente Ami farà l'appiccicoso e non si staccherà mai più, vero? Mai più. Appena fa un attimo più fresco ti porto fuori, perché vi giuro è insopportabile questo tempo. Prima di tutto ho preso questa cuccia per Ami. Vediamo se ci si mette, perché lui... con le gocce un po' nè. I colori di questa casa saranno bianco, nero, grigio e lilla, viola. Vediamo. Che dice, signore? Passi un po' no, ci passa sopra e se ne va. Poi cos'altro ho preso? Ah, ho ritrovato le mascherine, queste qua dei BTS. In realtà la voglio nera, ma non riesco a trovarla nera, quindi l'ho ripresa lilla. Anche se adesso non servono quasi a niente. Poi dei cerottini troppo carini. Dai, vi prego. Ho ripreso le salviettine per Ami. Poi sempre per Ami ho preso questi snecchini. Sono dei biscottini al mirtillo, dovrebbe essere. Oh, ma sono a forma di cuoricina alcuni. Sono in forma di cuoricina. Lo vuole? Gli ho insegnato anche a dare la zampa in coreano. Bravo. Poi ho preso questa spazzola per cercare di fonare sta cacchio di frangia che rimane sempre aperta tanto. Poi un nuovo album dei ricordi per mettere le foto di photobooth. Quello dell'altra volta l'ho lasciato a casa a Roma. Questo dai, era troppo me, lo sapete. Lo sapete già qual è il patto ormai. Poi ho cominciato a prendere delle stampelle, giusto perché ovviamente non ho ancora l'armadio, quindi quando dovrò lavare qualche vestito almeno lo posso appendere e farlo asciugare così. Poi questa è la spazzolina togli peli. Un po' di cose tipo per la cucina. Ho preso le cannucce, queste riutilizzabili. 2 cucchiaini. Sempre
così momentanei per tamponare. Questi per lavare i piatti, questa in silicone e questa è tipo ramina. Poi questa è per la saponetta del bagno, vi prego, ma che carina. E poi ovviamente ho preso la saponetta, eccola qua, più che altro mi serviva per lavare i pennelli. Poi taglierino, forbici, la lucetta da mettere al guinzaglio per la notte ad Ami, un po' di profumatori, questo qua per il butter, una tazza, anche questa così almeno ce l'ho, alcuni giochini per Ami, una carotina e un gattino con i ganci perché a lui piace fare queste cose. Ah, ah, ah. Ci ha preso nel letto. Buongiorno, alla fine ieri vi ho lasciato con LOL un po' così, perché poi ho avuto dei problemi con la schedina, non mi faceva più registrare i clip, quindi sono dovuta andare a comprare un'altra, solo che sono potuta andare stamattina, quindi eccoci qua. Comunque, vi siete persi un piccolo pezzo, perché ieri è venuta Ross, mi ha portato il signor Gucci, che starà qui con noi oggi e domani, che è sabato e domenica, perché appunto vi ho detto che Ross andava a Busan. Eccoli qua i due bambini. Ora sono due. Quindi ci ha fatto compagnia stanotte. Piccola cosa, ho dei problemi con l'acqua calda. Nel senso, qua in Corea c'è questo coso. Vedete che accendete e spegnete per attivare l'acqua calda. E poi tramite questo potete vedere regolare la temperatura. Il problema è che non esce l'acqua calda. Quindi riscrivi l'agente immobiliare, perché poi la mia padrona di casa non parla inglese. Tutto simpatico e divertente. Proprio non esce. Cioè, se anche io la giro, vedete, così dovrebbe essere la più calda bollente del mondo, cioè non è neanche tiepida. Quindi devo assolutamente capire questa cosa, perché ieri per fare la doccia è stato un incubo. Comunque in tutto ciò ho sistemato, vedete un po', le cose. Qua abbiamo la saponettina, insomma adesso qui sopra c'è un po' di bordello, ma ok. Quando poi avrò tutto sistemato per bene vi farò un house tour dignitoso. Poi mi sono scordata di farvi vedere, ho comprato anche dei coltelli, che qua c'è tipo questo coso per metterli, questo per appendere le posate. Qua ho messo tutte le cose di Ami, diciamo forse la parte peggiore, ma perché è tutto qui e appunto dentro la scarpiera, oltre le scarpe. Poi ci ho messo tutte le borse, quelle dei trucchi, le riviste, queste qua dei BTS. Il letto così, abbiamo dormito molto bene. E qui ho iniziato a aprire un po' le cose, diciamo, e i vestiti rimangono lì dentro. Ho fatto una lavatrice, come vedete ho preso le cose lì, tipo di fortuna come ho potuto. E niente, quindi questo è il piccolo update di stamattina. Spero mi risolvano questo problema dell'acqua calda, perché ovviamente se no la vedo un po' difficile. Stamattina volevo andare a fare la spesa all'Imart, quindi vediamo se riesco a risolvere questo problema dell'acqua. Sicuramente vado. Eccoli qua, i due ragazzi più carini del mondo. Tra l'altro ho visto anche un topolino mentre che venivo qua, che ovviamente è una cosa normale. Però non so bene dove andare in realtà. Credo proseguiremo di qua. Andiamo di qua? Il vicino è molto stanco. Un passo nostro sono 70 dei suoi. Guardate cosa mi è arrivato. Aspirapolvere. Poi i cagnolini stanno rimangiando in teoria. Non so perché Ami quando ha un altro cane è più spronato, sai, che è sempre stato abituato così. Poi devo dare anche una pettinata, è vero amore? Tutto il pelo ricettino. Anche il signor Gucci è stato lavato. Anche lui deve essere un po' pettinato. Che poi il signor Gucci ha un grande paravento. Gli ho fatto un video anche a Rosalba, perché quando sta da solo con la madre fa tutto il paravento. Non vuole camminare, fa le storie. Dovete vedere come andava. Speditissimo, altro che. Poi ovviamente vi pare stava andando tutto troppo bene. Sono entrata in casa, c'avevo sto coso in mano, me l'ero completamente dimenticata. I due cani per togliergli la pettorina e cose, plah, faccio cadere tutto. Tanto devo pulire io, quindi non fa niente. Quindi intanto apriamoci questa che mi serve. Vediamo un po' com'è sta cosa, perché dovrebbe avere più pezzi. Tipo il beccuccio, così posso pulire dentro le finestre. Ma poi lo sapete che questo tipo sarebbe il regalo perfetto per i malati del pulito tipo me. Questa credo vada così. E fin qua non ci piove. Poi qui sopra, questa se non mi sbaglio, ok, leggerò le istruzioni per... Ah, le istruzioni sono molto piccole in realtà. Figo, c'è scritto anche come lavare il filtro, bla bla bla. Per ora l'ho messa qui e in teoria non serve attaccarla al muro. Cioè, nel senso, sarebbe meglio, ma preferisco di no. Poi non ho capito come dovrebbe andare questa spazzola secondo loro. Cioè, che qui non passa, visto che
c'è il bastone qua dietro. Vabbè, intanto l'ho messa in carica. Poi ho notato che accendendo il condizionatore, ovviamente quel coso va. E vedete che la maglia si muove? Tira fuori ovviamente l'aria calda. Mi fa tipo da asciugatrice. Ho fatto la mia skin care. Adesso mi sto mettendo al computer a fare delle cose importanti. Più che altro che dovevo fare assolutamente. Tipo fare la richiesta all'Aire per la tassazione, ovviamente, che adesso dovrò fare qui in Corea. Se poi non fate questo passaggio, dovete pagarla sia in Italia che in Corea. Non mi sembrava il caso. Adesso ho mandato la richiesta al consolato, tutte cose. E ho visto anche che l'ambasciata italiana qui a Seoul sta a Yongsan. Giustamente, come tutto quanto. Devo soltanto andare lunedì a fare una cosa dei documenti della casa, che mi ha detto di fare l'agente immobiliare, perché prima, quando ho firmato il contratto, non avevo ancora l'ID. Quindi adesso bisogna inserire quel numero e poi andare in questo ufficio che mi ha mandato per mettere i timbri. Dovrei riuscirci a farlo da sola, spero. Gli ho chiesto: ma tu vieni con me? Mi ha detto no, devi andare da sola. Sono passato da Olive Young perché mi servivano delle cose. Adesso poi vi faccio vedere anche perché adesso vado a posare a casa e poi credo andrò a fare la spesa. Allora, haul Olive Young. Ovviamente ho ripreso i miei succhetti preferiti, perché al convenience store non li trovo sempre. Poi questo è il mio bagno schiuma preferito, era in offerta, c'è il doppio pacco, quindi me li tengo. Poi stessa cosa, questo olio per la doppia detersione, lo volevo provare che l'ho visto online, stava scontato. Insieme c'è anche la foam. Poi mi serviva una crema corpo e ho preso questa, perché quella che prendo di solito non c'era, quindi proveremo. E poi ho preso questi che sono i pad, gli altri che volevo provare. Ho preso quelli della Habib e questi qua invece sono della Mediheal, della marca per cui impazzisco per le maschere. Dici ciao, mamma deve andare a fare la spesa. Guardate che non si viene di sabato pomeriggio a fare la spesa, per favore, perché mai. Nel mentre aspetto il taxi che arriva, appena arrivo a casa vi racconto tutta la storia di cosa è successo. Arrivata a casa, queste sono tutte le cose. Vi ho registrato anche il video, quindi se volete vederlo c'è un video apposito. Qui ci sono le buste con le box. E vi racconto un po' quello che è successo, perché praticamente se seguivo la scala mobile con il carrello si poteva arrivare fino al parcheggio, dove però io non avevo la macchina, quindi ho detto fammi vedere se il taxi magari riesce ad arrivare sotto nel parcheggio con il cavolo. Quindi risali sulla scala mobile, riarriva al piano, leggo che c'è la scritta ascensore, che perché stavo ancora col carrello, perché ovviamente come lo portavo altrimenti, l'ascensore è rotto, quindi rifai il giro, ricerca dall'altro lato. Solo che pensavo non si potesse entrare col carrello, quindi ho scaricato tutte le cose e piano piano stavo tipo trascinando le buste, i cartoni, insomma ero un po' in difficoltà. Ogni tanto ci sono delle brave persone che non si fanno gli affari loro e quindi questo signore è gentilissimo, penso anche abbia tentato la cosa perché parlecchiava un po' di inglese, mi ha detto elevator, elevator, e io gli ho detto grazie, stiamo andando. Lui mi fa no no, ti aiuto, io grazie signore, non doveva veramente. Io ho scelto il giorno sbagliato perché oggi non c'è nessuno qui a Seoul. Non c'è né Jenna, né Ross, né nessuno di mia conoscenza che mi possa aiutare. Però io ho voluto fare questa cosa lo stesso, quindi probabilmente è stato un mio problema ed è giusto che io me la sia sbrigata da sola. Però vedete, ho trovato questo piccolo angel sulla mia strada, quindi mi ha aiutato a caricare tutto nell'ascensore. Però per fortuna sopra, per portare le cose poi verso il taxi, c'era un altro carrello che potevo prendere. La ringrazio il signore e poi ho chiamato il taxi e via. Ora metto tutte le cose al gelo. Per fortuna l'altro giorno ho pulito tutto il frigo, quindi ero pronta a questo. E il prossimo giorno poi tornerò, come vi ho detto nel video della spesa, prendo l'acqua, che non potevo portare, cioè non ci riuscivo. E poi voglio tornare con calma, quando non ci sarà nessuno, ci vado tipo la mattina a prendere un po' di carne, un po' di cose così. In questo tempo in cui non ci siamo sentiti ho fatto la videochiamata con i miei, poi sono uscita nel mettere con i cani fuori, così li ho fatto un po' vedere qua in giro. E poi ero uscita perché ho detto vado a comprare il phon. Secondo voi ho comprato il phon? No, ma ho comprato tutto il resto. Ho comprato tutte queste cose che adesso devo lavare per la cucina, sempre da Daiso. Guardate anche questo molto carino asciugamano col panda. Questo intanto l'ho preso per il sale, insomma, metterci un po' di cose. Un vassoio perché why not. Quello per fare il ghiaccio l'ho trovato piccolino, ma secondo me c'è anche più piccolo. Poi ho preso questo tappetino per il bagno e quest'altro secchietto che è diverso perché vedete quello è bianco e grigio, questo è grigio e bianco. Oggi ho speso decisamente troppi soldi, però è una cosa che andava fatta, quindi meglio oggi per piangere domani. Io lo sapevo che andava a finire così.
Guardate che non ci fate i bisognini, eh. E poi stasera credo che mi farò i funghi, uno di questi. Ci taglio anche un peperone. Poi farò una cosa di riso. Ah, magari il pollo. Nel mentre voglio cercare se da qualche parte c'è il film Chicago, in uno dei 1000 abbonamenti che ho, perché qui in Corea stanno facendo il musical. No, mi sa che mi è scaduto Amazon Prime. Dicevo, stanno facendo il musical al teatro e volevamo andare a vedere, quindi un ripassino al film. Alla fine ho messo Selling Sunset, la nuova stagione. Ho aperto le mie alghette, il mio nuovo bicchiere. E qui sto andando. Ci ho messo un po' perché io purtroppo non capisco mai il fornello a induzione. Cioè anche attualmente non lo capisco, ma comunque sta andando, quindi presumo che così vada bene. Alla fine ci ho messo metà del riso, il pollo, i funghi e il peperone. Niente, questo video alla fine sarà un fritto misto delle cose che sto acquistando per la nuova casa, quindi vi beccate così tutte clip una dietro l'altra. Sono stata da Olive Young, di nuovo da Daiso ovviamente, perché mi sono scordato di comprare una cosa importantissima. Il coso per pulire il gabinetto, insomma, come lo chiamate? Questo è il nome in coreano, guardate. Poi ho trovato i mini risi, quindi ho preso questi tre. Finalmente ho comprato il phon, ho preso questo che dovrebbe essere lo stesso Carross. Mi piace perché tipo ci mette 3 secondi ad asciugare. E l'ho pagato 30.000, stava scontato. E poi ho ripreso la tinta. Allora, io stavo aspettando di venire qua per rifarla, perché ho detto, beh, avranno dei colori super freddi come colore naturale qua. Quindi, boh, ho provato a prendere questa. Vedremo cosa uscirà fuori. Nel caso poi magari si schiarirà. Faremo un disastro? Non lo so, tanto lo vedrete perché sicuramente vloggerò. Buongiorno. Intanto ieri sera mi sono addormentata mentre stavo finendo di fare la copertina del video. Mi ero anche fatta una super maschera. Mi raccomando, fatevi sempre la maschera il giorno prima. Se magari avete qualche evento o qualcosa, non il giorno stesso, perché date tempo alla pelle di assorbire tutto per bene e l'effetto è diverso. Oggi è un po' nuvoloso, vero ragazzi? Infatti faccio uscire subito i cagnolini prima che magari piova. Prima di ciò faccio colazione. Con la cosa che qui non si usa, forchetta, coltello, bla bla bla. Tipo ieri sera dovevo schiacciare una cosa con la forchetta, ovviamente non l'avevo. E poi anche adesso per spalmare qua non ho un coltello, quindi devo andare a comprare forchetta e coltello. Ripeto, poi fine settimana vi porto anche da Ikea, magari lì troverò tipo i set. Anche perché io non vi ho detto niente, perché questi giorni volevo che vi concentraste sulla questione casa, eccetera, eccetera. Poi ne parleremo all'infinito perché sarà il topic numero uno del tutto. Ma esattamente, credo settimana prossima, arriverà una persona. Mi verrà a trovare una persona. Vediamo se indovinate chi. Io però non vi dico niente, poi lo scopriremo. Quindi è anche per questo che mi sono mossa così tanto per avere casa. Almeno era già tutto pronto per il suo arrivo. Dovete sapere che questa cosa mi succede sempre. Ok, ho portato il cane, bla bla bla. Mi fermo sempre al mio caffè preferito, che è The 20. Fanno il mio vanilla latte preferito. Ripeto, forse l'unica frase correttissima che so dire in coreano è come ordinare questo benedetto vanilla ice latte. E finalmente avevo anche imparato, perché l'avevo chiesto alla ragazza che c'era ieri, visto che parlava inglese, le ho detto: senti, toglimi questa curiosità, perché ogni volta lo sento dire in maniera diversa. Dimmi come si dice to go, quindi da portare via, insomma. E si dice pojangio. Oh, come succede ogni volta, anche se tu gli imbocchi in coreano, comunque loro, se vedono che sei straniera, ti parleranno sempre inglese. Cioè, quando una persona, la vedi subito, decide di farti questo giochetto mentale, continuerà a farlo. Cioè, non cambierà idea. È improbabile, tipo improbabilissimo, che magari vi dicano hello, così, tutte queste cose, e poi magari alla fine vi dicano anche qualcosa in coreano. Come vi dico sempre, ognuno continuerà per la sua strada. Io continuerò a dirgli le cose in coreano, perché almeno poi mi entrano in testa, capite? Cioè, almeno le cose tipo quotidiane così, ok, non saprò fare una frase, perché ovviamente non l'ho studiato, ma dopo anni e anni e anni che senti la lingua, qualcosa ti entrerà in testa, no? Tutto quello che riguarda il cibo, sostanzialmente, sono abbastanza brava, devo dire. E quindi, insomma, niente, tutto questo per raccontarvi questa cosa, che in tutto ciò non ha neanche capito, perché io gli ho detto vanilla ice latte, cioè semplice, e in coreano si dice uguale. E ovviamente lui mi ha fatto quello normale, senza vaniglia. Comunque adesso finisco appunto di lavorare e poi mi inizierò a preparare. Anche perché sono le 10:30. Per l'1 ho appuntamento con Jenna. Vi porto a vedere un posto
secondo me può essere utile, magari chi viene anche qui in vacanza e vuole mangiare un po' normale, tra virgolette, non cibo coreano, quindi lo faccio provare anche a lei. Ieri è tornata da Busan, quindi oggi mi faccio raccontare. Invece Ross torna stasera e poi stasera penso verrà a prendere il signor Guccino, così io potrò pulire per terra, perché Guccino dovete sapere che sputacchia, fa tipo come fai, si dà il naso. Quindi ogni volta mi macchia tutto il pavimento. Mi sono data una sistemata e oggi ho messo anche i capelli così, senza la frangettina davanti, perché ragazzi il vento è insopportabile. Potrei impazzire se sento la mia frangia sventolare ancora. Quindi oggi così, mollettine. Non so se vi rendete conto, ma questa Corea mi ha cambiato. Sto arrivando sempre in anticipo rispetto agli altri, che invece aspetto. Sto aspettando Jenna nel mentre leggo, faccio cose, quindi si perde tempo. Siamo entrate, poi dovete fillare tutta questa cosa, uscite 4-5 queste cose e vi faccio vedere poi cosa ho preso. Jenna è arrivata con un'ora di ritardo. L'importante è che sia arrivata sana e salva. C'è stato tutto un casino con la metro. Vi faccio vedere, prima che ho preso questa crema, perché la vedo sempre e ho detto no, la devo provare. Questa è la bava dell'umaca. C'era anche un super tonico che vedo sempre, sempre online, però non mi pareva il caso di spendere tipo 30 euro erano per un altro tonico che ho già. Poi ho preso delle maglie, un po' di maglie, maniche corte. Poi le ve le faccio vedere a casa perché non mi sembra il caso. Mi sono presa la torta al tiramisù. Non so se sarà un'ottima scelta, ma vedremo. Questo altro caffè. Ora aspettiamo Jenna, facciamo tutti i nostri discorsi seri ed elaborati, perché Jenna mi sta facendo parlare molto inglese, ovviamente, perché com'è che possiamo comunicare altrimenti. Quindi ogni tanto mi fa tirare fuori delle parole che non pensavo di sapere. Felice di tutto ciò. Ah, tiramisù? Yeah. I want to try. Yeah. Lei non la può mangiare, sempre la stessa storia, latte, formaggio, bla bla bla. Questa, wow. It's not like the Italian one. No, because the cream is different. It's just they're not used the mascarpone. Is mascarpone, right? Yeah, I think it's with whipped cream. It's good, but it's worth like 60 euros. Maybe not. Guardate quanta tipo inzuppata nel caffè. Vediamo cosa ha preso Jenna. Iced americano. No, iced americano. How many did you get today? Two. Just two? Yeah. Ah, oggi lo so giù. È sempre il solito. Eccoli qua. Questa era da... Tra l'altro noi avevamo la casa qui dietro l'altra volta. Ah, non vi ho detto come si chiama questo caffè. What's the name? Caffè? Layer. Layer. Ok. Questo. Vi faccio vedere quello che ho preso, scusate la prospettiva. Prima cosa, vi ricordate la mia maglia con la grigia? Con scritta esattamente la stessa cosa, l'ho trovata lì là. Ovviamente sono tutte free size, che sarebbero le taglie uniche qui in Corea. Questa l'ho pagata 27.000 won, però almeno già so come calza. Poi questa, diciamo, è una cosa sentimentale, perché vi ricordate la maxi felpa che avevo preso appunto l'altro anno con la luna dietro? Ecco, questa è la versione t-shirt, cioè vi pare che non la prendevo. Allora, questa qui è stata un po' un rischio, perché è veramente enorme, cioè immaginate le altre, questa è letteralmente il mio doppio, un po' tanto esagerata, ma sono tutte sezioni maschili, quindi potete immaginarlo da soli, però vabbè, infatti l'ho pagata anche un po' più delle altre. Mi piace una sacco la stampa così. E poi ho preso questo, certo non è proprio la stagione adatta, ma comunque non si sa mai, per le seratine si può mettere questa cosa un po' trasparentina, pagata meno di tutti. Ora devo portare giù Ami e poi aspetto che torna Ross, così si viene a prendere il signor Guzzino. Ha tagliato le zucchine, sono molto strane, sono tipo più compatte delle nostre, ci sono meno semi. E mentre mi sto mangiando i miei pomodori snecchini e sto guardando Selling the OC, perché ho finito Selling Sunset e questo è tipo lo spin-off in un'altra parte dell'America. Nel mentre poi sto leggendo i vostri commenti, perché è uscito il video sulla casa, quindi sono molto curiosa di leggere tutto. Mi stavo facendo la skin care e ho provato la crema che ho comprato oggi. Guardate quanto è specchiata. È assurdo, ma poi letteralmente è proprio alla consistenza di bava. Cioè era tutta filamentosa. Però staremo a vedere domani mattina. Buongiorno, oggi fa di nuovo caldissimo. Stamattina mi sembrava bella idratata, però devo provarla meglio e vi farò sapere, perché poi continuano a uscirmi tutti questi brufoletti. In realtà mi deve anche venire il ciclo. L'app c'è scritto mancano 2 giorni,
quindi plausibile. Però grande scoperta di oggi, di stamattina, sono riuscita qua sul tastierino a impostare la lingua italiana. Voi non ci crederete mai, ci sono riuscita. Fidatevi, eccolo qua, si può vedere l'italiano. Quindi almeno quello. Anche perché ci stavano dei tasti tipo SOS, cosa, ho detto oddio, guardate adesso clicco qualcosa tipo parte, non lo so, sistema d'allarme in tutto, letteralmente l'edificio, non mi sembrava il caso. Devo anche cambiare l'ora, così, giusto per dire. Poi devo tornare a casa, preparare le cose per andare a girare il video con Anna, prepararmi e andare.